non è ancora stato reso pubblico, si conoscono le grandi linee dell'intervento. E proprio in questa trasmissione io ho detto che più che decreto rilancio, a me sembra che sia possibile chiamarlo un decreto diga. Con questo il governo vuole cercare di opporre tutta la sua forza rispetto alla prospettiva di una recessione che potrebbe condurre il paese a perdere reddito, produzione, occupazione e quindi salari in misura devastante. Quindi con questo provvedimento il governo che cosa fa? Sostanzialmente mette a disposizione risorse finanziarie che in larga misura non ha e che quindi fanno riferimento al disavanzo e quindi a un aumento del debito, e questo è sempre bene che lo ricordiamo, perché non è che ci fossero soldi in qualche tesoretto nascosto in attesa che qualcuno andasse a prenderlo per utilizzarlo. No, lì ci sono effettivamente debiti che stiamo contraendo. Però con queste risorse il governo vuole cercare, ho detto prima, di spezzare, ostacolare questa prospettiva di depressione dando liquidità a tutti nel sistema economico. Da che l'economia si è fermata, tutti hanno in una qualche misura perso reddito in una forma o nell'altra. E allora adesso si dice: guardate, questo noi l'abbiamo anche creato, questo lockdown, questa chiusura, per sconfiggere la pandemia. Adesso in un qualche modo noi vi restituiamo, vi risarciamo di queste perdite che avete subito. Di per sé questo non si traduce in un rilancio dell'economia, ma semplicemente evita che l'economia, come ho detto prima, piombi in una depressione profondissima dalla quale rialzarsi sarà molto difficile. Oltretutto, dobbiamo ricordare che noi ancora oggi, nel 2020, all'inizio del 2020, prima della pandemia, non avevamo recuperato il valore della produzione di prima della crisi finanziaria del 2008. Quindi vuol dire che noi arriviamo da un lungo periodo che è stato o di crisi acuta o di crisi strisciante, ma che, salvo qualche breve periodo, noi non abbiamo avuto risvegli di produzione. Quindi questa, vi chiedo scusa, devo mettere, caricare subito la batteria perché e spero che voi mi vediate lo stesso, perché ecco, perché altrimenti è un guaio, non avevo notato prima era. Va bene, allora diga perché si danno soldi. Ho detto questo non è ancora il rilancio. Il rilancio da cosa viene? Dal fatto che le famiglie che ricevono questi soldi, le imprese che ricevono questi soldi, piccolissime o grandi che siano, decidano di ripartire tutti. Quindi i lavoratori possono tornare al lavoro, sia nella forma fisica, ma anche facendo in parte il lavoro a distanza che si è molto sviluppato in questo periodo. Che le imprese tornino avendo la liquidità, a fare piani di produzione, che le famiglie possano domandare beni e servizi, perché se non c'è la domanda, le imprese perché mai dovrebbero produrre? E quindi che tutto questo si trasformi in un meccanismo di domanda e di produzione che permette all'economia di risollevarsi, perché solo i soldi, e in particolare solo i soldi a debito, non rilanciano l'economia. Il viceministro mi ha risposto che c'è nel provvedimento
che sapete consta di qualcosa come 250 articoli e 450 pagine, quindi un provvedimento mostro, mi ha detto, beh, ci sono però, anche se in misura troppo piccola, delle prospettive che noi stiamo dando e quindi per esempio gli investimenti nella sanità, gli investimenti per le imprese che si ristrutturano, gli investimenti di risparmio energetico sulle case. Questo è vero, permette di trasformarsi molto rapidamente in domanda e domanda che serve per attivare la produzione domani, quindi che serve a rilanciare un po' l'economia del paese. Allora, buongiorno professoressa, grazie di aver partecipato a queste interviste, grazie di avermi contattato Elso e dato la possibilità di intervenire. Condivido appieno l'espressione diga proprio per andare a contenere il peggio e quindi mi immagino una fase successiva che si auto potrebbe generare proprio dalla ripartenza della domanda da parte dei cittadini e delle imprese. Una prima domanda che avrei piacere di porre era legata proprio a questa tenuta dell'economia che ha una esigenza fondamentale per il nostro paese, che è stata spesso contrapposta, giustamente, alla tenuta invece della tutela della salute. Cioè c'è stato un mettere sulla bilancia una contrapposizione di diverse esigenze. Da una parte tutelare la salute e bloccare l'economia, ma dall'altra parte non bloccare troppo l'economia, perché diversamente probabilmente anche la salute non avrebbe più potuto essere sostenuta. Ecco. Sono due interessi contrapposti, quello della salute e dell'economia, o che indicazione vede lei, professoressa? Guardi, quasi sempre esiste scelte che dobbiamo fare, esiste quello che gli economisti chiamano una sorta di scambio e quindi devi, se vuoi ottenere qualcosa di un obiettivo, devi cedere qualcosa su un secondo obiettivo. Qui la priorità è stata chiara. All'inizio la cosa importante era occuparsi della salute, perché i rischi sanitari erano quelli più forti, più gravi, più diffusi. E quindi le misure che sono state adottate, che sono di lockdown, sono drastiche. Se ci pensiamo sotto il profilo economico, sicuramente, perché chiudere le fabbriche di un paese, lasciare aperto soltanto le cose essenziali, è una misura drastica, ma sono drastiche anche sotto il profilo, diciamo così, delle libertà individuali, perché sostanzialmente il governo ci ha detto dovete stare in casa. E gli italiani, tra l'altro, hanno reagito bene a questa limitazione di libertà. Lei ha visto che in altre parti del mondo c'è stato un maggiore risentimento per questo. Quindi anche la restrizione delle libertà personali, per esempio hai una casa a 20 chilometri ma una seconda casa e non ci puoi andare, non puoi superare i 200 metri per prendere una boccata d'aria, sono tutte misure che comportano gravi restrizioni. Però qual era l'obiettivo? Giuste o sbagliate che fossero, poi sa, si può sempre a posteriori criticare. In ogni caso lì la priorità del governo era chiarissima. Bisogna tutelare e tutelare la salute. E per tutelare la salute, visto che non sappiamo bene come altro comportarci, l'unica è quella di evitare che il virus si diffonda evitando che ci siano contatti tra le persone, il più possibile. Infatti, dov'è che il virus, dov'è che i focolai sono venuti fuori? Esattamente là dove, per ragioni di necessità, le persone si sono ancora incontrate, penso soprattutto alle RSA e penso alle strutture sanitarie,
dove all'inizio non c'erano neppure i presidi, diciamo, di certi ospedali, dove all'inizio i medici non avevano le mascherine, infatti i medici hanno pagato un tributo alto. Questo è, quindi lì la prima cosa era pazienza, i costi economici, ma la cosa importante è tutelare la salute. Però è anche chiaro che questo non può essere una cosa che va avanti all'infinito. E quindi, perché altrimenti, come ha detto qualcuno, poi moriamo tutti di fame, se non si produce, e di che cosa viviamo? Quindi nel tempo intanto ci si organizza per cercare di avere rimedi o altre misure che permettano di convivere col virus senza contagi o senza troppi contagi, e al tempo stesso si dice riattiviamo la produzione. È chiaro che qui ci sono sempre quelli che ritengono che è stato fatto troppo presto, altri che ritengono che è stato fatto troppo tardi. Io penso che sia difficile prendersi delle responsabilità, e per quanto ritengo sempre anche importante il diritto di critica, penso che chiunque avrebbe avuto enormi difficoltà a prendere decisioni in questo. Dico però adesso che ora è il tempo di riavviare la produzione e il lavoro. E se anche qualcuno scrolla le spalle e dice sempre questa economia, questo è importante, perché non possiamo anche solo lottare contro la povertà, non dico fare arricchire le persone, ma lottare contro la povertà se non abbiamo produzione di reddito. E sarà dura, non dobbiamo illuderci che sarà facile e che basteranno i soldi che il governo mette a disposizione. Certo, anche perché più tempo passa in lockdown, più cresce il debito che dobbiamo fare per aiutare chi sta a casa, e poi questo debito qualcuno lo pagherà, non so come faremo a pagarlo. La domanda, infatti, Elso, che volevo porre adesso alla professoressa era proprio su questo tema, nel senso che anche lei ha sottolineato che stiamo creando debito pubblico, e mi chiedevo, nella fase 3, quando si sarà tutto in normalità e ci sarà questo debito da gestire, io ho già ricevuto varie telefonate da clienti preoccupati, mi dicono sentiamo parlare di patrimoniale, no? Di un'imposta patrimoniale. Tralasciando il tema appunto dell'equità o meno di un'imposta simile, ancor più adesso che alcuni clienti hanno fatto tutta una procedura di rientro di capitali in Italia dall'estero, ecco. Alcuni economisti ci dicono, sostengono che gli effetti sull'economia di una patrimoniale sono negativi, ecco. Io ricordo ancora i tempi in cui venivo a lezione a economia, mi spiegavate che se io da un albero vado a togliere i frutti maturi, l'anno dopo ricrescono, mentre invece se seguo via un ramo, quella pianta ha dei seri problemi, ecco. Quindi volevo capire un po' da lei quale scenario immagina su questo. Guardi, io ho detto prima, il debito è oggi, aumentare il debito oggi in questa situazione è inevitabile. Dopodiché dobbiamo essere tutti consapevoli, e non so quanti lo siano, e neanche quanto questo sia stato chiaro nella comunicazione del governo. Anzi, se posso fare un appunto, io penso che questa comunicazione abbia in una qualche misura un po' lasciato trasparire l'idea che tanto i soldi non sono un problema, da qualche parte li troviamo. Qualcuno ce l'ha fatto immaginare. Di debito con gli italiani, sa che ci sono state queste idee del debito patriottico o di debito europeo, MES, piuttosto che il recovery bond, tutte queste cose non sono però un problema, e sono tutte cose apparentemente tecniche che agli italiani sembrano dettagli ininfluenti. Invece il debito è un problema e sarà un problema.
Però dobbiamo anche dire, anche qui contrastando una, diciamo, divulgazione negativa, che l'Europa ci ha fortemente aiutati in questa fase, a dispetto di tutto quanto si dice sul fatto che l'Europa ci vuole male. In questa fase non è stato assolutamente così, semmai lo è stato, io non credo. Il punto è che una parte importante di questo debito viene adesso sottoscritto dalla banca centrale, non paga interessi, quindi non è costoso, e può stare lì, diciamo, in una maniera indeterminata, su tempi indeterminati. Quindi è un debito che è diverso da quello che sarebbe se l'avessero sottoscritto, che so io, i fondi pensione americani, oppure se l'avessero sottoscritto investitori cinesi, perché quelli, quando arriva la scadenza, ti chiedono il rimborso. Con la banca centrale si può rinnovare, si può decidere che per il momento non succede niente, sta lì nel bilancio della banca centrale. È qualcosa che qualcuno ha chiamato quasi una forma di monetizzazione del debito, cioè lo prendo io e ti do moneta in cambio e poi se ne parlerà. Questo è un aspetto che non va trascurato e che secondo me andrebbe anche raccontato agli italiani per far comprendere che non è vero quello che dicono i sovranisti, l'Europa vi ha lasciati soli. Detto questo, arrivando al punto specifico della patrimoniale, io penso questo: in questo momento in cui c'è bisogno di liquidità per tutti, perché tutti hanno sofferto, parlare di aumenti di imposte. Il governo sta posticipando, cancellando carico fiscale, e quindi dirgli no, adesso faremo una patrimoniale, è non solo contraddittorio, ma rischia di essere un elemento che impedisce alla diga di funzionare. Quindi in questo momento non se ne parla. Poi, siccome non vogliamo essere ipocriti, in qualche misura il debito andrà un po' ripagato, un po', dico, perché quello che è presso investitori, presso le banche, presso fondi pensione, insomma, andrà ripagato, rinnovato. Ma la cosa importante qui non è pensare di risolvere questo problema del debito tassando, no. Qui il problema è quello di far ripartire l'economia in maniera seria, che vuol dire produzione e reddito, per cui se il valore della produzione aumenta perché tutti stanno di nuovo producendo, lavorando, ricevendo salari e non sussidi, allora il debito si sgonfia un po' e non avremo bisogno di tassazioni nuove. Abbiamo parlato spesso di immissione di liquidità. Ho fatto tantissimi incontri in videoconferenza con clienti che stanno correndo tutti ai sensi del decreto liquidità, articolo 13, a chiedere in banca le varie misure di finanziamento. Vanno bene quelle piccoline fino a 25.000 euro nella misura del 25% del fatturato, ma ce ne sono anche altri che si stanno facendo fare delle quotazioni per importi invece molto consistenti, sempre tenendo la misura del 25% del fatturato complessivo fino a 800.000 euro. Le banche, vedo per fortuna, se posso dire, che stanno erogando con grande attenzione questi finanziamenti, anche perché il rimborso di questi finanziamenti è previsto in tempi molto ristretti. Quindi io volevo capire un suggerimento, perché io faccio dei ragionamenti coi clienti sulla capacità di rimborso delle quote. È vero, c'è la garanzia data dallo Stato, probabilmente ci saranno dei contributi a copertura degli interessi, anche a livello regionale abbiamo visto delle misure molto importanti, ma il capitale in 4 anni poi va restituito, e se non è investito per
creare maggiore produzione, ma viene gestito solo a fronte di liquidità corrente, ho paura che ci serviamo adesso, ma affondiamo domani. Ecco, mi spiegate anche, scusate se intervengo, per il popolino, che cosa vuol dire garantito dallo Stato? Che non vuol dire che io se non pago, paga lo Stato e io vado avanti. Non è proprio così. Perché la gente pensa, garantisce lo Stato, io prendo i soldi e poi paga le rate lo Stato. Non è così. No, questa è un'altra delle comunicazioni sbrigative che possono dare anche luogo a comportamenti poco prudenti, perché oggi siamo tutti lì a dire bisogna dare soldi alle famiglie, liquidità alle imprese perché possano tornare a produrre. Ma tornare a produrre non vuol dire incoraggiare attività che non hanno futuro. Questo è il punto. E giustamente i banchieri si domandano, anche se diciamo i banchieri non hanno in questo momento, in questi anni, una grande simpatia presso il pubblico, però si domandano, e io l'ho sentito proprio da banchieri, già, ma se noi adesso diamo soldi senza nessun tipo di controllo e poi questi soldi finiscono in un pozzo senza fondo perché non c'è nessuna possibilità di recuperarli, o peggio, finiscono in mani di qualcuno che svolge attività illegali o criminali e quindi li usa per scopi che sono contrari agli interessi pubblici, poi magari vengono a chiedere a noi conto di questo, di queste malefatte, e ci può essere sempre, diciamo, la corresponsabilità in un qualche fallimento. Quindi le banche, un briciolo di prudenza, hanno il dovere di metterla e anche dare il messaggio che invece i soldi devono solo essere prestati quando la garanzia è pubblica, e quindi si tratta di utilizzare soldi pubblici che, ripeto, non è che ci sono. Quindi nel momento in cui ci fossero tanti impegni dello Stato perché molte di queste operazioni sono andate a male, e lì sì, di nuovo ci troveremmo nella condizione o di aumentare la tassazione, e allora giustamente i contribuenti sarebbero arrabbiati, oppure ci si trova a dover aumentare il debito, allora non sono i contribuenti attuali, ma sono quelli futuri che pensano sì, però le cose potevate farle meglio. Quindi la misura è corretta, un po' di prudenza ci vuole, perché non tutti gli imprenditori sono bravi, non tutte le attività hanno un futuro, e quindi ce ne sono di quelle che purtroppo il futuro ce l'hanno molto breve, quindi magari bisognerebbe incoraggiare queste persone a intraprendere nuove attività, a cominciare magari una nuova impresa, ma semplicemente dare soldi a perdere è un atto anche di irresponsabilità pubblica, a cui poi saremo tutti chiamati a contribuire. Ecco. Un'altra curiosità che volevo formulare era, ieri sera mi sono soffermato sulla lettura di due articoli, il 28 e il 29, quello sui fondo perduto e sul rafforzamento patrimoniale delle aziende, dove il discrimine è stato, l'asticella è stata fissata a 5 milioni di euro. Cioè un trattamento che ho trovato molto semplice per chi è sotto, con incentivi che vanno da 2.000 a circa 40.000, veniva il calcolo, a fondo perduto per le imprese più piccoline. E invece ho trovato una misura un po' più complessa e mi chiedevo perché questa complicazione, se era forse un quasi accanimento su quelle invece sopra i 5 milioni di euro. Mi spiego. La misura sopra i 5 milioni di euro tiene conto di anche misure dove mi è sembrato che lo Stato volesse
interagire un po' tanto con l'imprenditore. Qualcuno aveva anche detto sedendosi nel consiglio d'amministrazione per un po' di anni, e quindi interagire con l'imprenditore. Ecco, non ho ben chiaro come sarà questa impostazione, però mi incuriosiva questa, non dico ingerenza, ma questo inserimento, questa forse statalizzazione, non so se è un termine che si può utilizzare, perché sono rimasto anche stupito quando qualcuno ha detto imponiamo un prezzo alle mascherine, faccio un esempio, no? Quindi vado a inserirmi in una legge di mercato dove io vado a mettere un tetto secco. E lì ho mandato in crisi il settore. Io ho parlato con delle farmacie dove mi dicono noi abbiamo gli scatoloni pieni di mascherine comperate a 2 euro, 1 euro e mezzo, e pretendono che le vendiamo a 0,50. Con un iter incerto e complicatissimo di ristoro, questo è il termine utilizzato, no? Per il delta che andiamo a creare. Quindi è una mia impressione, o c'è stato un inserimento dello Stato in questi meccanismi che forse prima, anche con privatizzazioni o altro, si viaggiava in una direzione leggermente diversa? No, sicuramente c'è proprio una filosofia che sta cambiando. In questo momento l'economia liberale non è popolare, e il mercato anche meno, quindi l'idea che lo Stato debba riappropriarsi non solo di un compito di guida e di regolazione del mercato all'interno possibilmente di regole condivise a livello europeo e anche di accordi internazionali, perché ci vogliono anche quelli, perché la globalizzazione comunque non la si ferma, cambierà magari intensità, ma non la si ferma. E in ogni caso l'idea è adesso lo Stato deve tornare a essere protagonista e magari anche produttore. Noi sappiamo che lo Stato è produttore, per esempio la salute è pubblica, e diciamo bene, meno male che sia pubblica, il che non significa che non ci siano attività private in ambito di salute, per carità, ci sono e vanno benissimo, ma il nostro paese e direi l'Europa si caratterizza come un continente dove la salute è pubblica e anche chi non ha i mezzi deve potersi curare, e curare come chi invece ha soldi. Quindi su questo non ci piove. Ma diverso è il caso di uno Stato produttore, di uno Stato che sia anche magari che produca beni materiali che le imprese dovrebbero saper produrre in maniera molto più efficiente. Proprio nell'incontro di prima col vice ministro Misiani, lui ha escluso che ci sia questa volontà di fare lo Stato gestore, manager, e quindi anche se la possibilità di entrare nel capitale ci può essere, però è sempre azionista e mai manager. Però su questo è bene vigilare. Io credo che l'economia di mercato sia molto imperfetta, però credo che lo Stato non sia necessariamente... Chiedo scusa qui... Prego! Ho anche qualcuno che suona perché siamo in casa. È giusto! Spero che ci sia mio marito che apre la porta. In ogni caso, lo Stato deve regolare molto più che intervenire direttamente, perché noi abbiamo visto in passato le inefficienze pubbliche, gli sprechi di risorse, la corruzione che era anche indotta dall'attività pubblica, dello Stato imprenditore. Quindi diciamo che nessuno è perfetto e ci sono già molti ruoli per lo Stato, non è necessario trasformarlo anche in uno Stato imprenditore. Il pasticcio delle mascherine è evidente, perché se un burocrate si sveglia e dice no, le mascherine che sono una cosa necessaria devono costare 0,50 euro, e poi non si preoccupa
se questo vuol dire non coprire i costi di produzione e di distribuzione, evidentemente fa un danno, perché poi le mascherine scompaiono. A Torino una farmacia qualche giorno fa aveva la scritta per le mascherine da 50 centesimi rivolgersi a Conte. Così. Vabbè, noi quelle non ce l'abbiamo. Magari facevano gli spiritosi, ma comunque il problema c'è. E se poi le mascherine da 50 centesimi non coprono i costi, finisce che magari sono di qualità bassa, finisce che non garantiscono e quindi rischiamo di buttare dei soldi. Perciò ci vuole sempre attenzione. Garantire mascherine a un prezzo calmierato va benissimo in questa circostanza nella quale sono un obbligo. E quindi sono un obbligo, però bisogna fare attenzione ai costi di produzione, ai costi di distribuzione, perché non ha senso obbligare le persone a lavorare in perdita, che si tratti di farmacisti o si tratti di altre categorie. Posso chiedere solo una cosa rispetto a quello che appena detto? Perché è vero quello che lei dice, però questa crisi ha anche messo in luce come intere produzioni che si ritenevano non più sostenibili in Europa, non più necessarie in Europa, sono state delegate totalmente all'Asia, no? Penso proprio alle mascherine. Il problema non era solamente in Italia, poi l'abbiamo peggiorato in Italia con politiche non sempre coerenti, però io vivo all'estero e lo stesso problema c'è anche qui in Polonia, c'era in Francia, c'era in Spagna, perché abbiamo delegato intere produzioni all'Asia convinti che no, il mondo globale rimanesse sempre sugli stessi pilastri. E quindi bisognerà anche comunque, ho fatto l'esempio delle mascherine, ma secondo me ce ne sono anche molti altri che magari in questo momento disconoscono, che siamo totalmente dipendenti rispetto ad altri continenti. Su questo aspetto però bisognerà farsi delle domande, no? Cercare di riportare indietro quelle produzioni quantomeno a una percentuale accettabile in Europa, non dico in Italia, ma quantomeno in Europa. Lì però lo Stato, gli Stati o le sovrastrutture come Europa dovranno intervenire, perché se si basa solo sulla convenienza... No, certo, infatti io non a caso ho parlato di globalizzazione basata su regole anche internazionali. Noi, guardi, noi consumatori siamo stati felicissimi di avere prodotti che venivano dalla Cina a prezzi bassi, cose che se fossero state prodotte da noi avrebbero richiesto un altro prezzo per essere convenienti, per remunerare il lavoro e l'attività produttiva a un livello adeguato. Dopodiché la concorrenza è sempre qualcosa che dobbiamo incoraggiare, perché comunque frena i profitti da monopolio, da posizioni di potere nel mercato. Ma le regole nella globalizzazione ci vogliono, e quindi è chiaro che rispetto a queste mascherine nessuno, che forse se avessimo dato ascolto a qualche profeta come Bill Gates o come Obama, magari ispirato da Bill Gates, che avevano parlato del rischio pandemia proprio in maniera profetica, forse avremmo potuto dire, e magari avremmo potuto farlo a livello europeo, delegando un po' più anche la salute a livello europeo, perché queste cose fatte a livello nazionale non hanno molto senso, ma dire, ma se dovesse mai venire questa pandemia, che sembra una catastrofe prospettata da Bill Gates come visionario, ma che magari nessuno pensava avesse la probabilità di realizzarsi, magari questo avremmo potuto farlo. Fa parte di quella gestione e regolazione dell'economia internazionale che noi dovremmo favorire e procedere attraverso anche trattati, regole internazionali. Ho detto prima, io non penso che adesso noi dovremmo metterci lì, tra l'altro ho proprio chiesto, ma che cosa impedito a noi di riconvertire fabbriche
in questo periodo in modo da coprire almeno una parte del fabbisogno di mascherine, mentre invece all'inizio erano introvabili. E poi diciamo anche la verità, a quanto abbiamo letto sui giornali, ci sono anche stati tentativi di frode, ci sono stati, e queste cose, sa, non so, come dire, edificanti come episodi. Ma in ogni caso, che cosa ha impedito che noi facessimo una riconversione di imprese del settore, per esempio, tessile, manifatturiero, per produrre mascherine? E mi hanno detto che la cosa difficile non era tanto la produzione delle mascherine, ma la fabbricazione del tessuto. Per esempio, no? Perché il tessuto delle mascherine è un tessuto che ha delle proprietà particolari, e quello noi non avevamo più, avevamo interamente delegato la produzione, anche perché lei sa che gli orientali, i cinesi, le mascherine le usano più o meno sempre e non solo ai tempi delle pandemie, mentre da noi adesso fa specie vedere tutti con le mascherine in giro, ma in Cina e in Giappone era molto molto più frequente, quindi non direi che c'è stato forse una mancanza di visione strategica, posto che alcuni allarmi erano venuti, magari proprio a livello europeo, una visione strategica avrebbe dovuto dire: ma se dovesse capitare come Europa, come facciamo? Però questo va detto di nuovo a tutti i sovranisti, che pensano sempre che l'Europa debba occuparsi del meno possibile, salvo che di darci soldi quando ne abbiamo bisogno. Beh, l'acciaio anche lì, sa, noi, lei sa, la storia dell'Ilva, facciamo molta, molta fatica a tenere in piedi un'attività produttiva in maniera economicamente valida, cioè che produca valore aggiunto, perché se non c'è il valore aggiunto non c'è reddito. E questo allora si produce in perdita, e questo dal punto di vista, non dico dell'imprenditore, ma della collettività è grave, perché vuol dire mettere risorse per 100 e ottenerne 80. E questo vuol dire uno spreco di risorse. Vale per il contadino e vale per il grande produttore di acciaio o di automobili. Se tu usi beni e servizi, intermedi, macchinari, tecnologia, e metti insieme qualcosa che nell'insieme vale 100, devi poter ottenere almeno come valore della produzione che aggiungi, devi ottenere qualcosa di più, altrimenti sei in perdita. Il qualcosa di più, tra l'altro, è magari il reddito dei lavoratori, quindi non pensiamo sempre al profitto e a farne una demonizzazione. Ma dietro il valore aggiunto ci sono i redditi di tutti coloro che partecipano al processo produttivo, che sono i lavoratori, che sono quelli che ci mettono i risparmi, che sono quelli che lavorano nella distribuzione e così via. Io avrei ancora una domanda, una curiosità, poi non so se ci stiamo con i tempi. Abbiamo parlato di volano, cioè di far girare l'economia, farla ripartire dopo aver arginato con la diga. Abbiamo parlato di artigiani, abbiamo parlato di imprese. In Italia abbiamo visto in questo momento una grande voglia della gente anche di fare sport. Quindi si è parlato molto non soltanto di calcio, ma anche di attività sportiva, e si è parlato forse un pochino meno di cultura, di musica, di spettacolo. Lei ritiene che questi settori, lo sport e la musica, lo spettacolo, potrebbero essere uno strumento anche questo da valorizzare, da spingere per creare ricchezza e giro di movimento di denaro all'interno del paese, visto che l'Italia ha delle eccellenze incredibili in questi due settori? Assolutamente sì, perché oggi la produzione è sempre più servizi e sempre meno beni materiali.
perché i beni materiali comunque, sai, a un certo punto uno può avere due telefonini, due iPad, tre macchine, e però poi, cioè, non è che ti riempi la casa di strumenti di questo tipo, perché poi neanche li sai usare. Cioè, c'è un limite all'uso dei beni materiali, mentre invece i servizi immateriali si stanno espandendo. Servizi immateriali, io penso intanto, per esempio, a quelli che riguardano la cura delle persone. Quanto abbiamo oggi di servizi che sono dedicati al fatto che vogliamo mantenere una certa apparenza anche solo? Una volta le persone consideravano questo un lusso, oggi è una necessità, ma parlando di invece cose un po' più culturali, una grande parte del nostro tempo va ad attività che sono genericamente chiamate ricreative, ma che hanno dentro un forte contenuto di cultura. A Torino in questi giorni si sta aprendo, proprio in queste ore, il Salone del Libro. Quest'anno è fatto in maniera solo digitale, quindi solo online, ma io ricordo le masse di persone che affollavano il salone. Vuol dire che la gente comunque il libro vuole vederlo, vuole toccarlo e sperabilmente anche leggerlo. Poi ci sono i musei. Diciamo che tutto questo è importante. Vorremmo, sapendo che alcune attività comunque non si pagano, su questo è inutile che, però bisogna che in media la cultura si paghi e crei anch'essa valore aggiunto, perché se tutto è fatto in perdita, di nuovo non ci siamo, perché allora il paese si impoverisce. Quindi, però, oggi accanto alla cultura c'è tutta l'attività di turismo e di tempo libero che dà molto lavoro ed è un valore di produzione, quindi assolutamente sì. Una volta qualcuno ha detto che con la cultura non si mangia, oggi sempre più le nostre società che hanno soddisfatti i beni essenziali si nutrono o dovrebbero nutrirsi di cultura. Dopodiché noi invece abbiamo tanta ignoranza in giro, che è tutta quella che vediamo anche espressa nei social, dove la gente si esercita in giudizi sommari, insulti gratuiti, che in gran parte sono dettati dall'opposto della cultura, cioè dall'ignoranza. Certo, e poi peraltro bisogna dire che purtroppo è tutta gente che ha diritto di voto, lo dico io che faccio il giornalista, che non dovrei dirlo. Mi viene una domanda proprio da giornalista. Sono mesi che sento parlare di sto MES, ma perché lo demonizziamo così tanto? È davvero così un demonio questo strumento? Assolutamente no, in particolare in questa versione. Allora, io credo che sia demonizzato per ragioni politiche, perché qualcuno ne ha fatto una battaglia politica, la destra, ma anche il Movimento 5 Stelle, la destra non tutta, perché Berlusconi, che sta dimostrandosi persona molto più di buon senso di altri dello stesso raggruppamento, ha detto no, attingere alle risorse del MES è esattamente una cosa di buon senso e non si capisce perché dobbiamo opporci. Io sono convinta che una parte di quelli che dicono no non l'abbiano capito che cos'è il MES e non sappiano neanche bene che cos'è, e infatti si limitano a dire frasi fatte come il MES è inadeguato. E uno dice: perché è inadeguato? È inadeguato, ma non lo sanno perché è inadeguato, e neanche mai che si domandano se loro stessi sono adeguati a esprimere un giudizio o a ricoprire le posizioni che coprono. Quindi il MES è uno strumento messo in piedi nel 2012 come meccanismo di stabilità al quale noi contribuiamo. È vero che nella fase precedente c'erano anche diffidenze forse maggiori, e comunque la crisi che dovevamo
contrastare come paesi era una crisi totalmente diversa da quella di oggi, l'abbiamo detto anche prima, ma il punto è che allora si chiedevano condizioni, cioè tu attingi a questo fondo, attingi come prestito, non ti costa praticamente niente utilizzare questo prestito perché gli interessi che paghi attingendo al fondo sono molto più bassi di quelli che pagheresti andando sul mercato e quindi noi ti chiediamo di fare qualcosa. Quindi, per esempio, ti chiediamo di fare delle riforme. Devi riformare, che so io, la previdenza, il mercato del lavoro, la burocrazia, la giustizia, tutte queste cose che sono un po' di ostacolo alla crescita del paese. Oggi quelle condizionalità sono quasi scomparse. Oggi si dice puoi attingere al MES e complessivamente noi potremmo avere dal MES qualcosa come 35 miliardi, purché questi miliardi siano usati per fare, e chiedo di nuovo scusa, ma questa è normale. C'è un mio nipote che gira e in caso la questione è dovete usarli per spese che siano legate alla lotta contro il coronavirus. Questo è il punto fondamentale. Ma noi abbiamo bisogno di spendere per la sanità e quindi che ci dicano dovete usarli per questo mi sembra una condizione peraltro implicita, ma io credo che questo l'abbiano capito in molti. Per alcuni, in particolare per i 5 Stelle al governo, invece è difficile far digerire ai loro elettori che adesso il MES si può usare, avendolo prima demonizzato in tutte le forme, in tutte le occasioni. Adesso però hanno anche digerito il decreto sui migranti, quindi regolarizzazione adesso. L'hanno digerito e digeriranno anche il MES, secondo me, se vuole, la mia opinione. Certo. Giacomo, sì. Una battuta finale. Facciamo sì, chiudiamo una battuta perché finale. Una rete. Dimmi pure. Anni fa l'Italia era in guerra e dopo la guerra c'era stata una ripresa rapida, veloce, una crescita dell'economia importante. C'è qualche parallelismo? Possiamo dire che siamo in una sorta di economia di guerra e possiamo anche sperare di poter ripetere il rilancio veloce e con ottimi risultati dell'economia o siamo troppo fiduciosi e troppo ottimisti? Ma guardi, a me l'espressione economia di guerra non piace perché la guerra è sempre di qualcuno contro qualcun altro. E qui sì, la guerra è al virus, ma in realtà noi dovremmo insistere sulla cooperazione dei paesi nella lotta al virus, perché il virus è la guerra evoca per l'appunto soldati da una parte e dall'altra, armi, mine, cose tremende. E qui invece il nemico è molto più afferrabile, decisamente, e c'è una necessità di agire insieme per combatterlo. Abbiamo visto anche alcuni episodi, anche questi non edificanti, parlo del presidente americano che ha cercato di accaparrarsi per esempio di certi dispositivi o anche adesso, quanto abbiamo letto, del vaccino prima di altri, che non sembra esattamente un atteggiamento cooperativo. Io penso che proprio perché il nemico è questo nemico invisibile sul quale non valgono, rispetto al quale non valgono le armi tradizionali, io penso che invece valga una qualcosa che non è un'arma, ma invece uno strumento troppo spesso trascurato, che è la collaborazione.
cooperazione, la collaborazione e la cooperazione tra paesi, per esempio in Europa, vogliono dire dare più responsabilità all'Europa nei termini della salute. E quando noi chiediamo anche lì all'Europa di aiutarci, forse dovremmo essere coerenti e dire allora dobbiamo dare all'Europa una potestà di imposizione fiscale, cedendo quella, una parte di quella che ha lo Stato nazionale. Mentre invece volere lo Stato nazionale che fa e disfa e pretendere gli aiuti dell'Europa mi sembra contraddittorio. Io credo, come sempre, anche questa è una banalità, ma come accade, le grandi, come dire, devastazioni sono anche occasioni per una rinascita. E io credo che noi avremo un periodo difficile davanti, che non sarà un periodo breve. Quindi è inutile dire che la vita normale è dietro l'angolo. No. Avremo un periodo difficile. Possiamo renderlo meno difficile, possiamo renderlo anche meno diseguale nelle conseguenze, occupandoci anche di quelli che magari soffrono di più, ma sempre incoraggiando il lavoro e la produzione e non facendo credito che lo Stato possa aiutare tutti sempre, semplicemente aumentando il debito. Quindi dobbiamo lavorare molto perché ci siano risorse per l'istruzione, per la salute, per l'innovazione, per gli investimenti, per tutte le cose che portano il paese a crescere. E parlo anche dell'ambiente, perché ormai anche questo abbiamo imparato, magari in maniera superficiale, ma l'abbiamo imparato, che la crescita deve essere sostenibile. E forse almeno qualche farmacologo sostiene questo, io credo con dei dati non proprio raffazzonati, qualche farmacologo sostiene che il nostro stile di vita precedente non sia così estraneo all'avere favorito il contagio e la diffusione del virus. Forse domandarci qualche cosa a proposito del nostro stile di vita come persone singole e come collettività, come paesi, può portarci in una direzione di miglioramento e di rinascita vera. Questo è molto bello, la ringrazio per questa, perché nel nostro progetto, a seguire il nostro progetto, sono soprattutto i ragazzi. Domani ne avremo una quarantina con Sami Modiano, abbiamo avuto parlato di Costituzione con Giuliano Amato, quindi ed è bello che i giovani sentano da persone come lei, grazie a Giacomo che ci hai dato lo spunto per queste domande, che sentano qualcosa un po' fuori dal coro, che non è sempre tutto bello, tutto facile, perché dicono tutti così. Dobbiamo spiegare ai giovani che insomma non c'è niente di drammatico se si conosce bene quello che si ha davanti. Il suo è stato un ottimo contributo a questo nostro progetto. La ringrazio, io ringrazio molto lei, ringrazio Giacomo che è stato con noi. Ringrazio Ugo ovviamente, e se ci sarà occasione di tornare con Giacomo sicuramente torneremo, se ci sarà occasione la ridisturberemo, approfitteremo della sua disponibilità. Grazie. Grazie mille, grazie molte. Tantissimi auguri di salute innanzitutto, ma per tutto poi. Grazie mille, arrivederci, salve, buona serata.